Quel momento in cui ti rendi conto che sono le 5 del mattino. 5 e 10. Scusa. 5 e 10 del mattino, tu ancora non stai dormendo e fra 2 ore, almeno, sì, 1 ora e 50 minuti, dovresti svegliarti per andare a raduno da SK. Che bello! Yeah! I keep on searching for the words I wanna say. I'm hitting the bottle like a younger Hemingway. Hey, you're really something, am I interrupting? It looks like you wanna leave, for sure there is a way. Raga, si fa, raga, mega trolla e quelli del raduno. Mega trollata, andiamo. Alle sezioni raduno. 3, 1, 2, 3, 1. Oh mio Dio, taglio, ok, andiamo a utilizzare due carte, il 9 di fiori, ok, te lascio qui, e un'altra carta, il jack di cuori, ok, che lascio a fianco. Vado a prendere il 9 di fiori, lo lascio più o meno nel centro, il jack da lì arriva qui, il 9 di fiori dal centro. Oh, bellissimo. Facciamo così. Dimmi una coppia di carte gemelle, cioè tipo i due rossi, i jack neri, quella che vuoi tu. I 5 rossi. I 5 rossi. Guarda, li prendo, ne metto uno in fondo e uno in cima. Quindi abbiamo un 5 rossi, ciao, un 5 rosso in fondo e un 5 rosso in cima. Ti chiedo ancora di pensare solo una carta, quella che vuoi tu. Non per forza che la vedi, una carta del mazzo, ma non uno dei due 5. Ok, quella che vuoi. Quello che devo fare è utilizzare i 2 5 per catturare la tua carta all'interno del mazzo. Per la prima volta che carta avevi solo pensato? Asso di cuori. Asso di cuori? Schiocco le dita e i 5 salgono sopra e sotto, cioè tornano nelle loro posizioni, e in mezzo c'è anche l'asso di cuori, vedete? Maria, io sì. Ok, questo qua è il cosiddetto gioco brutto. Ma attenzione, si può fare davvero, eh? I 5 spariscono dal fondo e dalla cima e vanno in mezzo al mazzo a catturare esattamente. Passo di cuore. Mamma vince! Bravo! Ok, qua siamo a far bloccare, è successo un macello da SK. Spiega qui! Niente, in sostanza vince a puttana. La prossima settimana ci sarà una live sul mio canale in cui ci sarà anche Vince, diglielo Vince. Certo. Ci saranno tutti, quindi dovete essere sintonizzati. Alviturati, iscrivetevi. Guarda che spammone! Sono spammone di diverso. Allora, taglia tipo a metà, dove vuoi. Così va bene, sì, va bene. Allora, prendi questa carta qui, e la guardi e la ricordi, ok? Okay. Allora, secondo me è una figura. Sì? È un jack.
Sì. Di quadri. Sì. Ok, qua ci abbiamo un 10 di cuore, ok? Marco, pensa una carta, qualunque carta, ok? Metto il 10 di cuore qua, ok? Per la prima volta dimmi qual è la carta. Posso inquadrare così, dico che nel video ci sei tu e faccio live. Alla. Mi sto qua mai. Sto il cellulare. Ah, lo so anch'io questo qua. Lo so anch'io. Fatto sta. Non so nemmeno cosa posso fare. Scommetto che la tua carta è in fondo. Non è? Non è quella. Vabbè, scommetto che è quella in cima. Neanche. Il mio numero migliore. 4. 1. 2. 3. 4, va bene? Sì. Allora, prendi questo filo e tira. Ok? Perfetto. Adesso sì, la tua carta adesso è più cima. No? Ho capito perché. Hai sbagliato te. Non l'hai tirato verso l'alto, l'hai tirato verso il terzo. Per cui non è che l'hai fatta salire in cima, però l'hai fatta girare. Qual era la tua carta? Dillo per la prima. Re di fiori. Re di fiori. Bam! Cioè seriamente raga, i cartelloni sono famosi ormai, altro che PewDiePie. Ciao ragazzi. Vince. Certo, Albiturati. Anch'io sono raccomandato come vince. Raccomandate, iscrivetevi al suo canale, non vi lascio il link in descrizione. Guardate raga, guarda hashtag Grozzle K. Ringrazio Dax. Zada, piccolo, un vero prestigiatore, super. Grazie mille. Piccolo, sarà un sei un grande forte. Vince. Giro dietro. Magic Seriali. Che fortuna hai conosciuto tutti i colleghi. Guarda dietro e qua ci sarà il suo numero, quindi non ve lo faccio vedere. C'è. È roba privata. Ti faccio un gioco impossibile. Un effetto impossibile. Okay. Pensa a una carta, quella che vuoi. Ok. Una carta. Il 3 di picche. Ma che devo dire? 3 di picche. No. Ah, non funziona con i ritardati, scusa. Io e Cri andiamo di carbonara onesta. Esatto. Buon appetito. Anche a te. Oggi siamo qui per bruciare il mazzo di Jack Nobile. Vai Cree. Siamo qui per bruciare il mazzo di Jack firmato da... Firmato, tra l'altro. E volevi! Vole, guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Ciao ragazzi, siamo tornati a casa, siamo stanchissimi. Sarà mezzanotte circa. E dopo una giornata super bella, super emozionante, stra epica e stra intensiva, siamo tornati finalmente a riposarci. Comunque raga, io vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto che ci avete dato e tipo, mi avete portato anche un cartellone. Vinci troppo basso. Vedi, vedete il cartellone, non sto adesso a farvi vedere tutto, ma comunque sono varie cose. Cartellone con scritto un po' di roba. Bravo Chris, molto riassuntivo. E nulla, quindi raga, vi ringrazio davvero tanto. Per chi non se ne fosse accorto, Vince non c'ha voce. Appena. Sì, ma tipo l'ho persa. Ma tipo l'ho persa. Ciao.
se lo dice Murano, non ho voce perché urlo troppo. Io in realtà sono una balena. Ciao iscritti di Vince. Quindi ragazzi, vi lascio in descrizione il link del suo canale di Absolute Chris. No, anche qua. Non ci voglio rimetterlo. Hashtag Vince e Tirchio. Quindi andate a iscrivervi. Ora è molto tardi, quindi io non so che cosa succederà. Se andrò a dormire, se vloggerò ancora. Ok raga, siamo in camera, cioè siamo a casa mia e siamo qui con Chris. Praticamente siamo abbastanza distrutti, quindi io non so se continuerò il vlog anche dopo adesso. Comunque, se non dovesse essere così, vi ringrazio tantissimo per aver visto il video, vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato adesso K, perché nel video non ve li ho messi, ma mi avete chiesto un sacco di autografi, cosa che sinceramente non mi sarei mai aspettato. Quindi grazie ancora e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Vince dorme con le carte. Buonanotte.